Buonasera a tutti, a nome dell'amministrazione vi do il benvenuto e do il benvenuto al nostro ospite, al grandissimo autore che questa sera ci presenterà il suo libro. Io credo che non ci siano molte parole per presentarlo perché si presenta da solo, quindi io lascerò la parola ad Eva Musci della libreria Un Mondo di Libri che questa sera modererà la serata. Auguro a tutti voi una splendida serata e grazie per essere venuti così numerosi. Buonasera. Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere qui. È sempre bello tornare a Tradate perché c'è questo pubblico sempre così numeroso e affettuoso. E questo è bello, non è neanche così scontato e quindi io vi ringrazio davvero. Allora, per me questa è la seconda volta sul palco insieme a Valerio Massimo Manfredi, quindi sono ovviamente emozionata perché Valerio Massimo Manfredi è scrittore, storico, archeologo, sceneggiatore, conduttore televisivo e accademico italiano. Ha scritto tantissimi articoli, saggi e i suoi romanzi, i suoi libri sono tradotti in tutto il mondo, quindi veramente è un autore planetario. Penso che tutti noi abbiamo letto il suo bellissimo Alexandros o Lo scudo di Talos e ci ha fatto innamorare di questo Alessandro e della cultura greca. Questa sera presentiamo il suo nuovo libro, non mi piace dire ultimo perché è brutto, però è il nuovo libro ed è questo, Antica madre. Però io non vorrei svelarvelo troppo perché toglierei il piacere della lettura a chi non l'ha ancora letto. E vorrei partire da un altro concetto, dal concetto di passato. Quanto è importante nella vita di Valerio Massimo Manfredi il passato, la storia? Perché tutti noi ci confrontiamo con il passato, con la storia. E ho sentito ultimamente in televisione che qualcuno diceva ma non è così importante studiare la storia antica, bisognerebbe nei programmi scolastici inserire più storia moderna. Io invece non la penso così, perché secondo me tutto parte da là, da quella storia che lei mirabilmente ci ha raccontato nei suoi libri e che ci aiutano un po' a capire quello che è il nostro pensiero, come siamo nati, come è nato il mondo che noi viviamo. Quindi ci racconta un po' questo suo rapporto con il passato? Simpatica sta ragazza. Beh, in realtà, vedete, se parli delle mie opere di narrativa, bisogna mettere in chiaro una cosa, che quella non è storia. Quella è una storia, che è tutt'altra cosa. La storia è il tentativo del genere umano di creare una memoria comune, anche se non condivisa. Questa storia comune è importante perché la storia che noi conosciamo si trasforma in memoria. La memoria diventa identità. Quindi questo è di grandissima importanza. Nessuno può vivere senza memoria, mi sembra ovvio, nessuno può vivere senza identità. Per cui la storia ha l'onere della scusatemi, sono un po' stanco perché abbiamo fatto 3 ore e mezzo di traffico. È stato un viaggio un po' rocambolesco. E quindi la memoria diventa, come ho detto,
diventa identità, e senza identità nessuno può vivere. Per questo la storia ha l'onere della prova, come in tribunale. L'onere della prova perché? Perché non possiamo scherzare con questa materia. E perché noi, se qualunque cosa scriviamo, deve essere provato. E per questo un libro di storia ha le note a piè di pagina dove cita tutte le fonti. E quindi questa capacità, questa possibilità, questa costruzione di quello che è il nostro passato. Bisogna dire però che c'è ancora qualche cosa di cui noi abbiamo assoluta necessità, non soltanto la memoria e quindi l'identità, ma anche noi abbiamo bisogno anche dell'emozione. La storia comunica delle notizie, e assolutamente queste vanno tutte dimostrate. Non di meno, noi abbiamo bisogno anche di qualche cos'altro, cioè le emozioni. Una vita senza emozioni è una vita che non vale la pena di vivere. Ogni giorno uguale all'altro. Ogni momento si ogni momento si deve anche creare delle emozioni. È per questo che noi abbiamo inventato il teatro, abbiamo inventato i poeti, i poemi, la poesia, abbiamo inventato tutte queste forme espressive che creano emozioni. L'emozione non si dimentica, perché è qualcosa che ci ha toccato nel più interiore dei sentimenti. E vedete, se noi per esempio ascoltiamo il canto di un usignolo in una notte d'estate, noi raccontiamo un'emozione. Io ricordo una volta, eravamo ragazzi e volevamo scoprire il mondo, e una volta andammo in Spagna, mi ricordo, e cercavamo sempre dei piccoli centri, dei piccoli borghi, e quindi abbandonammo la strada principale e arrivammo in questo villaggio. Era un caldo insopportabile, e al centro di questa piccola comunità c'era una fontanella, l'unico suono che si potesse percepire. A un certo punto, nel silenzio totale, era mezzogiorno, luna, potete immaginare, in un piccolo centro abitato della Spagna. A un certo momento sentiamo la voce di un violino. Ci guardiamo in faccia.
perché era di una bellezza struggente. E io dissi, ragazzi, ma dov'è questo suono? E allora andammo giù per le stradine finché vedemmo sulla nostra sinistra una casa abbandonata. C'era una porta senza battenti e dentro c'era un uomo che suonava il violino. C'era una sola lampadina che pendeva dall'alto. Entrammo con grande riguardo, entrammo muovendoci con molto riguardo e ci mettemmo lì, seduti per terra, in silenzio, finché il suonatore di violino non cessò, arrivò alla fine del suo pezzo. E lui, vedendoci così intenti, vedendoci così presi da quella melodia, che disse: vedo che vi piace la mia musica. E forse vi piace sapere qual è la storia di questo violino. Dice: io ero un professore del teatro dell'opera di Madrid durante la guerra civile. Ci fu un bombardamento e il mio violino ne fu danneggiato. Per me, in quel momento, in quel periodo, quella era la mia possibilità di sopravvivere. Io facevo questo lavoro e in questo modo mi guadagnavo da vivere. Ma il bombardamento aveva fatto dei danni apparentemente irreparabili. Allora mi misi a lavorare su quello strumento. E finché venne il grande momento di provarlo, e mi accorsi con grande dispiacere che non suonava bene. E mi venne in mente una cosa, la vernice. Non c'era la vernice, non avevo messo la vernice. Senza quello lo strumento non c'è, non esiste. Allora, dice, io mi misi a creare una vernice. E quando venne il momento, avevo fatto i miei esperimenti, passai la mia vernice sul mio violino. Aspettai che si asciugasse e cominciai a suonare. Fu un'emozione immensa per me. E comunque, come vedete, mi disse, quando feci la prima prova, este violin suonava come una cacca de tomates. Suonava come una cassa di pomodoro. E invece, alla fine, quando arrivai a quest'altra prova, dopo aver dato la vernice, era tornato il mio violino. E ora non suona male. Ci mettemmo ad applaudire. Fu un momento talmente intenso che non lo dimentichiamo mai. Ogni tanto ci troviamo e ogni tanto salta fuori il violino del misterioso suonatore. Questa è un'emozione. E tante volte la nostra emozione ci induce anche a trarre delle conclusioni sbagliate. Una volta raccontai questo episodio, dissi, ragazzi, vedete, quando avete mai sentito il canto di un usignolo in una notte di agosto?
è una cosa meravigliosa. Noi pensiamo che sia un piccolo poema di quel piccolo cantore, ma non è vero. Quel canto è un canto di guerra. Vuol dire, attento, se tu ascolti e riesci a sentire questa musica, vuol dire che stai nel mio territorio. Vattene. Questo è, diciamo, da un lato è l'emozione, ma dall'altro anche l'interpretazione dell'emozione. Ricordo un'altra volta quando andavo a presentare il mio Alessandro, che è un libro forse non il migliore che ho scritto, ma certamente che mi ha cambiato la vita. E finito che ebbi, c'era, diciamo, la rituale firma delle copie. Mi si avvicinò un signore, un po' atticciato, bassotto, con una corona di capelli neri sulla nuca e il cranio calvo. Mi disse: vede, io sono un contabile. Io passo dei tabulati dalla mattina alla sera per 300 giorni all'anno, sempre uguale. Lei mi ha fatto cavalcare Bucefalo, grazie, e se ne andò. È vero. Ecco, cavalcare Bucefalo è l'emozione. E questa emozione può essere contenuta, appunto, in un romanzo. Come detto, che non è storia, è una storia. E in questo modo la nostra vita prende un significato. E la poesia nel mezzo del cammin di nostra vita. Mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia ed aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura. Tant'è amara che poco è più morte. Ma per parlare del ben che vi trovai, dirò delle altre cose che io ho scorte. Vedete, si tratta di qualche cosa di indefinibile, perché i versi che io vi ho indegnamente recitato in questo momento sono del nostro immenso poeta, talmente grande che non riusciamo nemmeno a capire come si sia formato. E quando io cominciai a conoscere il mio paese, lo feci in sella a una motocicletta. Uscivo in una mattinata dal castello di Gargonza. Io sapevo che lì c'era il nostro immenso poeta, e lì lui fu raggiunto dalla condanna all'esilio perpetuo, e alla condanna a morte se fosse stato sorpreso all'interno dei confini della Repubblica. E io me lo immaginavo uscire da quell'arco con quel nasone, con quell'espressione grifagna che ha alimentato la sua grandezza. Poi cominciai a scendere.
tutta la valle era coperta di nebbia. Uscivano solo i vertici dei campanili e delle chiese. E dissi: che meraviglia! Sentivo gli uccelli che si svegliavano dentro le chiome dei cipressi e delle querce. Arrivai sulla sponda adriatica e c'era la Basilica di Sant'Apollinare in classe. Il sole era basso e io entrai. I raggi del sole ossiduo toccavano e illuminavano i mosaici del catino absidale. E i nostri mosaici sono ben diversi da quelli delle altre parti che dove possiamo trovare nel Mediterraneo. L'oro dei fondi si rifletteva sugli aspetti naturali di quella rappresentazione e quindi i fiori, l'erba, che hanno i colori naturali, erano in qualche modo portati a vita da quel raggio di sole che cominciava a spegnersi. E quei cipressi diventavano scuri. E mi venne in mente un sonetto di Pascoli. Pascoli è romagnolo. E lì eravamo, quando brillava il vespero vermiglio. E il cipresso pareva oro, oro fino. La madre disse al piccoletto figlio: così fatto è lassù tutto un giardino. Il bimbo dorme e sogna i rami d'oro, gli alberi d'oro, le foreste d'oro, mentre il cipresso nella notte nera scagliasi al vento, piange alla bufera. Vedete cosa vuol dire un'emozione? Vedete, pensate ai grandi poemi omerici, che sono il pilastro della testualità dell'Occidente. Noi sappiamo benissimo che i ciclopi non esistono e non sono mai esistiti. Noi sappiamo benissimo che le sirene non sono mai esistite. Noi sappiamo che allo stretto di Messina non c'è un mostro con 9 teste o un gorgo che risucchia fino al fondo i vascelli che vi passano. Ma se noi non avessimo l'Odissea, saremmo infinitamente più poveri. Questo ci dice di quanto abbiamo bisogno dell'emozione. Non dobbiamo però mai confondere la storia con la narrazione. Sono due cose molto diverse, perché la narrazione può raccontare qualunque cosa. Eppure quell'emozione può veicolare dei pensieri altissimi, come quella di Dante. Quando Michelangelo ebbe finito di scolpire le sacrestie di San Lorenzo, un grande personaggio fiorentino entrò e rimase basito al vedere la scultura che rappresentava il giorno, la scultura che rappresentava la notte. E quest'uomo disse:
è talmente perfetta che tu vorresti svegliarla in quel sonno. E Michelangelo scrisse: non devi svegliarmi. Dormire è la cosa migliore finché il danno e la vergogna dura. Non veder, non sentirmi gran ventura, perciò non mi svegliarde, parla basso. Il gigante che aveva scolpito quella statua aveva creato questi versi immortali. Certo, noi possiamo creare la storia, possiamo ricostruire la storia, possiamo dire perché Michelangelo è così amaro. E questa è storia. Ma quando noi sentiamo quei versi risuonare, non veder, non sentirmi gran ventura, perciò non mi svegliare, de parla basso. E in ogni parte del nostro paese io trovavo l'impronta del gigante. E mi si stringeva il cuore a volte. Ricordate la storia del Conte Ugolino e dei suoi figli? Come un poco di raggio si fu messo per il doloroso carcere, io vidi per ognuno d'essi la stessa espressione. Per lo dolor mi morsi ambo le mani, ed ei, pensando che io il fessi per voglia di manicarmi, disse: padre, assai ne sia men doglia se tu mangi di noi, tu ne vestisti queste misere spoglie, e tu, e tu le distruggi. È qualche cosa che fa venire i brividi. Questo noi lo troviamo in qualunque vicenda storica. Per cui il nostro passato diventa carne e respiro in ognuno di noi. Per sapere chi siamo, dobbiamo sapere che cosa eravamo. E senza quello non siamo nessuno. E senza quello non possiamo prevedere il futuro. E senza quello noi non riusciremmo mai a progettarlo, il futuro. Vedete, nella prima paginetta di questo romanzo ci sono le parole di un grande filosofo, un grande scienziato che visse 20 secoli fa. Si chiamava Seneca. E a un certo punto l'imperatore Nerone aveva avuto l'idea di esplorare il nord di quello che noi oggi chiamiamo il Sudan settentrionale. Forse cercava l'oro, come avrebbe fatto pensare il nome di una città che recentemente è stata scavata in una località che si chiama Wadi al-Lakhe, e la città si chiamava Berenice Pancrisia, che vuol dire tutta d'oro.
ma una spedizione che Nerone stava preparando con intenzioni espansive. E quindi i suoi generali, ma probabilmente e soprattutto il suo consigliere Seneca, che per quel momento era ancora ascoltato. La spedizione in qualche modo era già strutturata, per cui sembrava brutto buttar via tutta quella fatica e tutta quell'organizzazione. Seneca in quel momento stava scrivendo un'opera, siamo nel 62 d.C., un'opera che si chiamava Naturales Questiones, con cui lui cercava di capire le grandi e misteriose manifestazioni della natura, i grandi fiumi, i terremoti, le folgori, le mareggiate. Come mai? Come è possibile? Come nascevano? Come si manifestavano? Com'è possibile che l'acqua in un fiume continui sempre a scorrere? Allora, probabilmente, Seneca convinse Nerone a deviare il bersaglio. Perché non li mandiamo a cercare la sorgente del Nilo, che nessuno sa dove sia? E com'è possibile che si crei un fiume lungo 4.000 miglia, 6.000 chilometri? E che cosa porta in superficie quell'acqua? Quando fu completata quell'impresa, pensate, un gruppo di legionari romani guidati da 2 centurioni, stranissimo anche perché c'era un certo numero non grande di pretoriani. I pretoriani non lasciavano mai la capitale. Come mai? Cosa ci facevano in quella spedizione? Ecco che in un'opera di narrativa scatta la curiosità storica. Perché c'erano dei pretoriani? E allora vai a scavare, vai a leggere, vai a studiare, finché trovi che, secondo importanti ipotesi, i pretoriani a volte erano utilizzati anche come servizi segreti, il che spiega tutto. Spiega il motivo per cui c'era un gruppo di pretoriani nei membri della spedizione. Questi uomini sono arrivati vicini all'equatore, l'hanno trovata la sorgente del Nilo. Pensate una cosa, questi ufficiali avevano scritto un rapporto della loro spedizione e appena sono arrivati sono andati da chi? Da Seneca, non dall'imperatore, dal grande Seneca, che Nerone avrebbe condannato al suicidio. E Seneca, nelle sue Naturales Questiones, scrive queste parole. No, le cita. Lì vedemmo 2 rocce, dalle quali scrosciava con impeto una grossa vena. Sia essa la sorgente, sia un affluente del Nilo. Parentesi, dalla testimonianza di un centurione romano a Seneca. Queste parole, tra queste parole che noi leggiamo,
e la loro origine, c'è un uomo solo, Seneca. Ma vi rendete conto? È una cosa incredibile, straordinaria, meravigliosa. E questo può accadere solo in un paese come il nostro, che ha 28 secoli di storia. E così nasce... Scusa Eva, no, ho parlato troppo. No, mi no. Devi abbattere quando vedi... Il problema è che io sono completamente innamorata e quindi non posso abbatterlo. Voi volete che lo abbatta? No, no. E voi volete sentire lui e non me, vero? Però ecco, così nasce questa idea di Valerio Massimo Manfredi di Antica Madre. Io volevo leggervi due cose, perché questa curiosità, questa fascinazione per le sorgenti del Nilo è qualcosa che ci portiamo dietro da sempre, da quando Seneca ha deciso di scoprirle. Perché Claudio... Diciamo di consigliare... Come altro bersaglio la scoperta della sorgente del Nilo. Ma c'è ancora una cosa, Eva, solo un attimo. Sì, sì. Recentemente alcuni studiosi sudafricani che conoscono molto bene quell'area, leggendo queste parole... Lì vedemmo, è il centurione che parla, che scrive, lì vedemmo due rocce, che sono una così e l'altra così. Dietro c'è il lago Vittoria.